Belen Rodriguez pubblica un video, a sorpresa arriva il commento di Stefano De Martino. Belen Rodriguez pubblica un video su Instagram, a sorpresa arriva il commento di Stefano De Martino. Sono lontani i tempi dei musi lunghi, dei litigi, dei momenti tesi. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia che ha fatto e continua a far sognare migliaia e migliaia di fan, per molti la speranza è l'ultima a morire, oggi, seppur separati, hanno ritrovato serenità ed equilibrio nel loro rapporto. Un rapporto che deve anche salvaguardare il figlio Santiago. E a proposito di Santi e serenità recuperata dai due ex, poche ore fa, a sorpresa, il ballerino ha piazzato un bel commento sotto al video pubblicato dalla modella su Instagram. Un gesto che non è certo la spia di un ritorno di fiamma, anche perché Belencita, nonostante i gossip, continua a stare con Iannone, ma che sicuramente è un bel segnale, indicatore di una solida tranquillità tra i due ex. Stefano De Martino, il messaggio sotto al post di Belen. Tempo di Natale e tempo di regali. Per i bambini tempo quindi di lettere e doni. Così, anche mamma Belen ha dovuto mettersi al fianco di Santiago e insieme hanno stilato una bella missiva da spedire a Babbo Natale. Il tutto è stato pubblicato su Instagram. Il filmato che è stato visualizzato da più di 500.000 follower non è sfuggito a papà Stefano, che ha scritto un simpatico commento sul profilo di Belen, il prossimo anno la lettera la scriviamo a MacGyver. Un bel gesto che i fan hanno prontamente notato, piazzando migliaia di like sull'intervento. Belen e De Martino, amore e progetti dopo la rottura. Belen e Stefano, un amore da favola, troppo bello per durare, di cristallo che poi si è rotto. I tempi in cui i due consumavano sentimenti zuccherosi sembrano lontani. Dopo l'idillio spezzato la Rodriguez ha ritrovato stabilità sentimentale nelle braccia del centauro Andrea Iannone, mentre De Martino è ancora alla ricerca dell'anima gemella. Nel frattempo i progetti lavorativi di entrambi vanno a gonfie vele. L'Argentina ha appena chiuso una strabiliante edizione di Tu si cue vale se voci la vorrebbero alla conduzione del Grande Fratello NIP. Stefano invece ha lasciato momentaneamente Amici. È pronto a decollare come inviato all'Isola dei Famosi.